Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Link Montoni in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Oggi, come avete letto dal titolo, andremo a prendere T-Energizon. Per farlo bisogna andare appunto al quartier generale Yopol. Ma come attivare appunto la sua missione? Bisogna, come per gli altri due pionieri, leggere appunto la sua biografia. Andiamo a vedere. Il quarto scaffale, non il secondo. Vediamo un po'. Biografia di T-Energizon, capitolo 1. Il nome completo di T-Energizon era Thomas Energizon. Ultimo di 7 figli, nacque negli Stati Uniti un paio di secoli fa. Sin da bambino si dimostrò curioso, ponendo tante domande. Per esempio, un giorno chiese ripetutamente a un insegnante: perché 1 più 1 fa 2? Mostrando difficoltà a integrarsi a scuola, decise di rinunciare. In seguito iniziò a studiare in casa. Biografia di T-Energizon, fine capitolo 1. Passiamo al capitolo 2, certo! Vediamo. Biografia di T-Energizon. Ultimati gli studi in casa, T-Energizon iniziò a lavorare alla stazione dei treni. Lì salvò il figlio del capostazione da un treno in corsa che stava per investirlo. Per ringraziarlo, gli insegnarono a usare il telegrafo. In seguito, per facilitarsi il lavoro, T-Energizon inventò un macchinario che inviava automaticamente dei segnali, dando prova del suo talento. Fine capitolo 2. Vai, leggiamo il capitolo 3 della biografia di T-Energizon. Lavorando alla stazione, Energizon dimostrò talento per le invenzioni. Fu così che a soli 22 anni, una compagnia importante lo assunse come ingegnere. Dimostrò ancora il suo talento aggiustando il sistema telegrafico della compagnia. Sempre lì, Energizon inventò anche la telescrivente. Con i proventi, aprì un suo laboratorio affermando il suo status di inventore. Fine capitolo 3. Bene, ora c'è il capitolo 4. Energizon, ormai inventore affermato, iniziò a dedicare la sua vita alla ricerca. Era così preso dalle sue ricerche che dormiva solo 3 ore al giorno. Inventò e contribuì a invenzioni che hanno rivoluzionato la vita delle persone, come per esempio il fonografo, il telefono, il cinema e la lampadina. E fu così che divenne un inventore leggendario. Con l'errore di scrittura. Fine capitolo 4. Bene, il capitolo finale, l'ultimo, il 5, e così abbiamo finito anche questo libro, dai! Vediamo. Energizon era ormai un grande inventore, e la sua curiosità non diminuì con gli anni. Anche durante la vecchiaia si chiudeva in laboratorio per condurre esperimenti. Una delle aree di interesse fu anche paranormale. Fino alla fine si dedicò alle sue ricerche, lavorando fino a 16 ore al giorno. Fine della biografia. Finalmente abbiamo finito di leggere la biografia. Dovrei impegnarmi anch'io come ha fatto Energizon. Salve ragazzino! Qualcuno mi sta chiamando? Wow! Energia! Sono T-Energizon! Cosa? Pensavo che Energizon fosse umano! Ho inventato un congegno per comunicare con gli yokai e sono diventato uno di loro. È davvero possibile? Fa piacere che tu abbia dimostrato interesse per la mia biografia. Sto svolgendo delle ricerche in un laboratorio nello Yokai World. Vieni a trovarmi e ti insegnerò i segreti delle migliori invenzioni. A presto! Oh, che bella sorpresa. Un laboratorio nello Yokai World. Dove sarà? Ma come dove sarà? Una volta letta la biografia, basterà scendere qui, andare appunto nel laboratorio Yokai e imboccare questa strada qui, se non sbaglio. Sì, eccolo qui ragazzi. È pronto a lottare. T-Energizon, eccoti, ti stavo aspettando. Sto facendo delle ricerche per delle nuove invenzioni. Ho una richiesta per te, vorrei che mi aiutassi per un esperimento. Niente di complesso, vorrei che combattessimo. Potrei dedurre qualcosa dal risultato. Iniziare battaglia? Ma certo. Ma prima di cominciare, il genio è per l'1% ispirazione e per il 99% sudore. In altre parole, mettecela tutta! Bene. Come appunto per gli altri due, anche per lui userò appunto il frutto proibito in modo da non perdere tempo cercando di reclutarlo, ragazzi. Comunque sia, io ve lo ripeto, per me il frutto proibito non è imbrogliare, perché è una cosa che ti sudi facendo appunto i dungeon in Blaster Steel e non per forza scannerizzandoli da yokaiwatchworld.net, che comunque sia trovate in descrizione nel caso vogliate scannerizzare il QR code del frutto proibito, sezione Yokai Watch 3. In ogni modo, lui penso che sia piuttosto facile. Oddio, beh, insomma, la vita mi sa che ce l'hai punti vita. Sicuramente più di Gattopro, a giudicare.
Però metto comunque sia, anche per lui metto un altro combattente. Eccolo qua, Imaginix. Che comunque sia, prima o poi uno yokai di questi qua se ne va sicuramente dalla squadra. Devo ancora decidere chi. Forse se alleno un pochino Emma risvegliato potrebbe diventare più forte di Emma il grande, non ne ho idea. Ma uno yokai di questi qua sicuro lo levo. Però l'incanto di livello 1? Tepolino. Oh, anche lui sta scendendo molto velocemente con la salute. Nulla di che. Però fa un bel po' di danni, eh. Devo ammettere che fa i danni. Wow. Lampo ispirato. Vediamo un po' che fa. Ah, incanta tre zone del campo. Vabbè, se n'è andato. E abbiamo vinto anche contro di lui. Beh, eccolo qui. T-Energison ti viene incontro. Sento che al tuo fianco inventerò qualcosa di straordinario. Vuoi fare amicizia? Ma certo. T-Energison! Bene. Vuoi rinominare? Vediamo i soprannomi che ha. Lampo. Tungsteno. Certo. Dario. Eddie. Perché Dario? Dario Moccia, giustamente, no? Eccoli qua. I tre yokai pionieri. Sì, sotto ne ho anche due dei sigilli che comunque sia... Dalla slot Kai li prendete i sigilli per quei due yokai, davvero, dico sul serio, dalla slot americana, con la moneta tesoro, prendete sempre quei yokai che saranno a sbloccare i sigilli, ma ne escono davvero davvero tanti. E anche Kyuubi Oscuro esce da lì, nel caso abbiate scelto Incantella, e nel caso abbiate scelto Incantella o Nuvola Azzurra, comunque sì, escono entrambi dalla slot Kai, ne ho due per ognuno, quindi... Cosa? Ho perso! In base a questi risultati... Sì, sento che arriva l'ispirazione! Ragazzino, torna ad aiutarmi con gli esperimenti per la mia prossima invenzione! Anche noi possiamo sfidarlo ogni giorno, una volta al giorno ovviamente. Tribù misteriosa, potere spirituale davvero alto come la difesa, i punti salute... Beh, per uno yokai di rango S non sono molti. Più che altro questi yokai così gattoforo, Energison e appunto anche Tarwin sono yokai più che altro per collezione. Gli alleati infliggono attacchi critici da ghiaccio con facilità. Ah, quindi praticamente la grandine di Onblu farebbe molti più danni. Alta tensione, testata, lampo ispirato, un pavimento statico danneggia chi lo calpesta e ne riduce la velocità. Sì. Paralisi. Paralizza il nemico col potere dell'elettricità impedendogli di muoversi. Statico e tuono onda di Pokémon, praticamente. Però non è male come yokai, poteva essere un pochino meglio. Bene, Cuccio, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio. Domani continueremo Blaster Stick e ho già registrato qualcosina. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre più tardi con Jump Force. Bye bye!